lavoro come lavapiatti e il mio turno di lavoro viene retribuito a 20 euro e il mio contratto è un contratto part time a 20 ore, quindi arrivo mediamente in busta paga 800 euro. Questo però non avviene perché mensilmente io devo sempre restituire parte della somma che mi viene accreditata sul conto corrente al mio datore di lavoro, perché i miei turni sono 26. A 20 euro a turno io non arrivo agli 800 euro, quindi devo restituire la somma materialmente al mio datore di lavoro. Io lavoro da molti anni in questo posto di lavoro, mi è capitato una volta di essere ammalata e quindi di stare in malattia una settimana. In busta paga io mi sono trovata l'importo della malattia. Il mio datore di lavoro mi ha dato un terzo di quello che mi spettava, dicendomi come spiegazione che non me li poteva dare tutti perché lui ci pagava le tasse. Per ciò che riguarda le ferie invece, io mi faccio semplicemente 10 giorni in estate, quando il locale dove lavoro chiude, ma per il resto le mie ferie non sono godute, rimangono in busta paga oppure mi vengono detratte senza che io effettivamente le faccia. Questa mole di lavoro chiaramente ci porta a svolgere un lavoro super frenetico, dove ci urtiamo tra di noi, dove ci sono pentoloni con acqua bollente, dove c'è olio bollente, ed il lavoro è frenetico, devi lavorare al triplo il fine settimana di quello che lavori durante la settimana, che già di per sé durante la settimana è pesantissimo, perché fare 50-60 coperti in una cucina di 30 metri quadrati è tantissimo. I coperti che facciamo a pranzo e a cena sono circa, a pranzo su 50-60 durante la settimana, lunedì al venerdì, a cena oscilla, ci sono serate 40, serate 30, e la mole di lavoro raddoppia, se non triplica, nel fine settimana, dove abbiamo due turni, un turno che finisce alle 2:30, poi entra un altro turno che cena o pranza, e quindi raggiungiamo come coperti a pranzo a cena sui 100-120 coperti. La mia situazione non è la situazione del singolo, e tutti i lavoratori nella ristorazione sono nelle stesse condizioni. Sono i cuochi, aiuto cuochi, lavapiatti, camerieri, siamo tutti nella stessa situazione, con storie diverse, ma i pagamenti uguali. E quindi chi si lamenta, no, gli imprenditori, dicendo che non trovano più personale perché c'è il reddito di cittadinanza, non è così. È che oggi alcune persone, avendo il reddito di cittadinanza, possono scegliere se subire questi maltrattamenti oppure no. Il mio turno di lavoro solitamente è dalle 11 fino a minimo le 17, però questo può essere prolungato tranquillamente fino alle 18-18:30. Nella cucina ci sono presenti almeno tre persone, tra cuoco e aiuto cuoco.